Ciao a tutti ragazzi, Qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo episodio della carriera dell'allenatore con la Fiorentina. Siamo già subito pronti per la partita contro il Milan, non vogliamo perderci in troppe chiacchiere inutili. Questo perché siamo quinti, abbiamo perso il nostro primato in classifica nello scorso episodio, che è stato abbastanza fallimentare. C'è il Milan che ci ha scavalcato, che ha più due, serve obbligatoriamente una vittoria. La formazione praticamente è quella titolare di sempre. Scusate, due cambi però: Abraham al posto di Pedro, perché Abraham è diventato una riserva, oggi gioca titolare, e poi ho messo Castagne. Perché a me Guerreiro di solito, cioè, non piace, di solito è No, manca a quello me. che gioca sempre peggio in campo. Proviamo Castagne, che l'anno scorso era così tanto forte, e vediamo se questa squadra gira meglio. Eccoci in campo ragazzi, Fiorentina-Milan, forza viola, perché dovete palleggiare sicuro. Perché è giusto così, per dare sprinta alla squadra. Forza ragazzi, Barella, 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 dentro per James. Ridalla Barella, ora! Niccolò! 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 Tira Mettila! dentro. Ma perché non riusciamo a fare gol, ragazzi? Ce la stiamo mettendo tutta, non riusciamo a fare gol. Tolisso, Tolisso resta in piedi, per l'amor di Dio, perché Krunic ti recupera? Tolisso è più forte di Krunic! Forza! Arriva giallo per Theo Hernandez, per un fallo brutto, bruttissimo su Chiesa. Barella, palla per Zielinski, poi Castagne. Castagne, butta giusta E porta. dai! Donnarumma, in calcio d'angolo. Tammy Abraham, forza, forza, forza. Forza Tammy, taglia dentro. Taglia dentro. Zieli. Tammy Abraham ancora. Si gira. Abraham, Donnarumma in angolo. James, fai tu qualcosa, ti prego. Fai tu qualcosa, ti Oh prego. mio Dio, È dentro! è È dentro! dentro! È È dentro! uscita, Ma è dentro, l'abbiamo vista! Voglio la goal line qui! James! Grazie, James! Mamma mia! Mamma mia, che Mamma! sofferenza! Mamma mia! Lo dicevi, mi hai schiacciato un piede, io sto pure in pantofola! Che dolore! Mamma mia! Però che gioia! Ma che gioia, ma che Che tiro ha tirato fuori, dolore! Voglio ragazzi! vedere la goal line adesso! Non c'è, Dovrebbe vabbè. esserci proprio in questi casi, però vabbè. Sarebbe una bella animazione da vedere, ma ci fidiamo di FIFA. La palla è dentro. Ha segnato James Rodriguez con un grandissimo tiro. Bravo James, bravissimo. Dalla Tammy. Abraham, stop. Abraham, 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 Abraham. Grande James che ha recuperato la palla perché ha dato andare Sono andato alla fase di fastidio. pressing, io ho chiuso ogni traiettoria per un passaggio, cioè stavo a fare tipo il gioco degli scacchi, io destra, tu destra, sinistra, sinistra, poi sono andato addosso e ti recupero col fisico. E poi Tammy Abraham, finalmente Tammy Abraham, lui sa fare gol. A me sinceramente piace un po' più di Pedro, una bassa con questi confronti, con Sì, questi vabbè, siamo lì giudizi. alla fine. Chi segna è il benvenuto in questa squadra, Tammy Abraham, 2-0. Ragazzi, ora si è sbloccata questa partita, ma era davvero difficilissima, sudatissima. Milan molto molto forte. E alla fine riusciamo a portarci in doppio vantaggio. Alla fine praticamente della partita, manca solo un quarto d'ora, ora penso possiamo stare più tranquilli. Partita finita, arbitro. Attenzione alla traversa di È quello finita. che non sono riuscito a riconoscere, forse era Pionte, forse no. Hanno preso due legni questo giro il Uff, Milan, eh. mamma mia, vittoria sudatissima, ce l'aspettavamo perché in realtà il Milan era sopra di noi. Il Milan è una grande squadra con tanti bei giocatori, però alla fine riusciamo a vincere con la nostra prestazione, con la nostra cattiveria. Andiamocela a fare questa intervista, dai. Allora, Lindelof direi che merita tutti i complimenti. Decisamente, un Sì. bel difensore, un gran bel difensore. La squadra fiorentina si è aggiudicata la sfida al vertice. Quanto è felice per il Complimenti ragazzi. risultato? Complimenti ragazzi, dai. Mentre un brutto colpo per i vostri rivali, d'accordo. Dobbiamo rimanere concentrati. Siamo concentrati perché la Valsia, ragazzi, Lasciamo incontra andare il una squadra leggermente più forte del Milan, il Piemonte Calcio, la Juventus, e lì bisogna andarsi a prendere altri punti perché se si vince si va a meno 2 da loro. Eccoci qua ragazzi, partita che può valere una stagione. È uno scontro importante tanto No, ragazzi, si può quello col vedere il Milan. logo. Vabbè, Ragazzi, già le coreografie lasciano molto a desiderare. Questa però è molto difficile da fare, dai. guarda la maglietta di Szczęsny con le 3 stelle enormi, ma in realtà non sono neanche tanto male, anche il fatto del tricolore al No, no, centro. quella è carina. La maglia del portiere con 3 stelle rosa non è proprio il Eccolo, massimo. Ronaldo. Beh. Record competizione 36, gol 8, previsione gol 30. Cioè, ha Wow. fatto 36 gol la scorsa stagione? A Non lo so, quanto ho oddio. capito. No, forse record di gol, forse si finisce con i 36 di Higuaín. Può darsi, sì, previsione che lui faccia 30, può essere. Quindi, ok, vabbè, comunque sta già 8 gol in stagione, ragazzi. È scatenato. Ovviamente Cristiano Ronaldo, bisogna cercare di arginarlo il più possibile. Poi si ferma, cerca il tiro a giro, resta in piedi. Chiesa! Chiesa!
subito gela l'Allianz Stadium, o il Piemonte Calcio Stadium come si chiamerà qui. E segna l'1-0. Gelato lo stadio della Juve, ragazzi, perché qui non se l'aspettava primo tiro nessuno. In pancia, ok. Chiellini non è stato molto reattivo dopo aver murato il primo tiro, è stato un po' lento e appunto ha lasciato lo spazio di tiro a Chiesa, che là non perdona, non può perdonare. Cesi non ci arriva, è avanti la Fiorentina con Federico Chiesa. Sale la Juve, palla dietro, ci salviamo con Lindelof sempre pronto, poi Barella di sola, la porta avanti per Tolisso, bisogna andare a fare gol, andiamo a fare gol. Tammy Abraham contro Chiellini, è un po' lunga, ma Tammy resta in piedi. È fallo questo però, Tammy resta in piedi. Però era fallo, Non so perché non sia caduto Abraham. Qui Zielinski la butta malamente. Barella se la porta avanti, Nicolò Barella ancora. La fotocopia della prima azione con Aves, che ancora una volta non riesce a cambiare l'esito. La para Szczęsny. Zielinski è passato. Palla per Aves. Tiro! Oh! Ancora Federico Chiesa, 2-0. Eccezionale. E dai Federico, ci servivano i tuoi gol, le tue risposte sono arrivate in controluce, luce divina che lo ricorda. La divina Fiorentina da te Chiesa, la luce divina, ragazzi, c'è tutto, quadra tutto, ragazzi, a parte gli scherzi, ragazzi, che gol di Chiesa. Qui il tiro di Ames ovviamente murato, quando mai no, mi viene da dire. E poi ancora Chiesa, che non riescono ad arginarlo, che con questa stoccata improvvisa di sinistro riesce a bucare Szczęsny, ancora una volta impreparato, anche se Szczęsny ha fatto una grande partita finora. 2-0, doppietta di Chiesa. Guerreiro, palla per Willems. È regolare Willems, la mette dentro. Eccolo Marione Mandžukić, eccolo là. Ma non volevo il tiro. Mi ha tirato da solo, io non ho premuto il tiro. Vabbè. Tira Willems, palla sul fondo. Ronaldo, la Font. Gol regolare. Ah, 3 minuti che era già finita un pezzo. Vabbè. Era finita quando erano a centrocampo, qua era finita già prima. Accorcia le distanze. Però la Fonte gliel'ha negata a Ronaldo. Sì, non capire, l'ha concesso a Dybala. Beh, Accorcia le distanze da Juve, ma direi che finisce qua. Nel senso, passa Willems la spara via. Fischia la fine, arbitro. Ah! Grazie! È spugnato l'Allianz Stadium, o qualsiasi nome gli vogliate dare a questo stadio fake. Riusciamo a vincere per 2-1, ma io direi che la partita è stata più che dominata, non tanto nel primo tempo, in cui effettivamente, ma nel secondo, ragazzi, abbiamo dilagato, però in tutti i modi lo vedete, lo leggete, direi che le statistiche possono parlare per noi, sono una grande partita, una grande dimostrazione di forza. Eccoci qua in casa nostra per Fiorentina Udinese, confermato ancora Abraham, però Aves non ce la fa, non è riuscito a recuperare al 100%, allora parte Willems dal primo minuto. La Font, no, vantaggio Udinese, 1-0. Doccia fredda, freddissima. Ghiacciata, vabbè, non vuoi farti una gastroscopia, andiamo. Segnato Pussetto. Questa è l'azione, un po' strana, qui la Font esce. Male. Ovviamente lascia la porta poi sguarnita. Sul tap-in, facile. Partiamo subito così, in salita. No, vabbè, la Font qua non si è mossa, ragazzi. Dai, 2-0 dall'Udinese in casa nostra. Siamo capaci di vincere contro Milan e Juve e poi prendere due palloni così dall'Udinese. Mamma mia, ma perché? Due gol scemi su due errori di La Fonte. Pedro, Aves. E dai, pure il palo, dai. No. Ma puoi fare un gol così? Un tiro così? Io li faccio, ma me li fai, non me. Così. Li fai. Dai, che cacchio esulti, Aves, forza, è passato il tempo. Aves, mi affido a te, alle tue capacità. Aves, e falla passare, mamma mia, perdiamo contro l'Udinese, che brutto perdere contro l'Udinese, raga. Non che l'Udinese abbia qualcosa contro, però mamma mia. Raga, questa qua è la classifica aggiornata. Bene ma non benassi, come dire. Esatto. C'è un netto stacco. Ora si sta andando abbastanza a delineare tra Inter, Napoli e Piemonte Calcio e poi il resto. Addirittura siamo a pari punti di Torino, di Milan, quasi della Samp, anche di Samp. Quindi si complica notevolmente la situazione. La prossima è contro la Roma, che non è messa poi tanto male. Ma l'Udinese comunque stava messo male, abbiamo fatto lo stesso male, quindi
Infatti sì, la posizione in classifica non conta in non questi conta casi. nulla. Ragazzi, che attacco c'ha la Juve? 35 gol Mamma fatti, mia. una cosa imbarazzante. Noi 20, non sono neanche pochi, però serve fare di più in qualche modo. Prossimo episodio, quindi andiamo in trasferta, l'Olimpio contro la Roma, poi ci giochiamo il Genoa, immagino in casa, E l'Inter. e l'Inter. I big match, ragazzi, arrivano per forza, arrivano per forza. Entreremo poi nel mese di dicembre. Episodio dopo ancora, inizierà anche il mercato di gennaio. Anzi, non c'è da modificare molto. In questa stagione c'è da No, infatti. giocare e arrivare tra le prime quattro. Quella è la priorità assoluta. L'Europa League sì, ci potremmo anche accontentare, ma vorremmo il La salto in Champions, Champions, dai. ragazzi. Che dire, noi speriamo che comunque il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like. Iscrivetevi se ancora non l'avete E noi fatto. ci vediamo in un prossimo video. Bella!